Benvenuti. Il primo è un brano storico del compositore Yannis Xenakis, della durata di circa 2 minuti e mezzo. Scritto in occasione dell'inaugurazione del padiglione della Philips, progettato dall'architetto Le Corbusier per la Fiera Internazionale di Bruxelles del 1958, si tratta di un lavoro a tutti gli effetti considerato il primo esempio di opera multimediale, e proprio il genio di Xenakis ha unito l'idea della progettazione a quella della composizione musicale e visiva. Il nome del brano gioca proprio sul termine concrete, usato nella composizione elettroacustica per indicare dei suoni reali preesistenti e non quindi di sintesi. Si tratta infatti in questo caso di registrazioni di carboni ardenti, ma anche sul suo significato in inglese di cemento, il materiale che appunto Le Corbusier ha usato per la struttura del padiglione. In concrete pH, una texture costante per tutta la durata del brano fa da sottofondo ad alcune piccole variazioni spettrali dinamiche dello stesso materiale sonoro. Un giardino improvviso del compositore Simone Faraci, il titolo del secondo brano in programma. Da un paesaggio esterno scandito dal ritmo dei passi, l'ascoltatore viene condotto in un viaggio interiore guidato dal suono della voce. Man mano che si scende in profondità, il discorso si disarticola. Si formano nuovi significati, la vocalità si fa sempre più primitiva fino a giungere al cuore della voce umana, il canto. Il canto riunisce l'uomo al suo nocciolo animale e lo riconnette al ritmo complesso della natura. Il terzo brano, della durata di 15 minuti circa, è Empty Vessels, scritto nel 1997 dal neozelandese Dennis Molley. La composizione è stata realizzata introducendo un microfono all'interno di un grosso vaso vuoto, posizionato in un giardino all'aperto, riprendendo quindi tutti i suoni ambientali filtrati in qualche modo dalla risposta del vaso stesso. Si riconoscono all'interno del brano molti elementi tipici della spettromorfologia, la tecnica analitica autorizzata dallo stesso Smalley, e pertanto un suggerimento in fase di ascolto è quello di concentrarsi proprio sulla variazione spettrale del materiale sonoro, sui gesti e sulle tessiture, proprio per utilizzare dei termini cari al compositore. Chiudo questo concerto con il brano Les Bruits des Ailes, scritto nel 2002 dalla musicista canadese Marcel Duchesne. Si tratta di una composizione contenente citazioni autoreferenziali di opere precedenti dell'autrice e materiale appartenenti ad una libreria sonora della Laval University che lei stessa ha contribuito a fondare e che in gran parte richiama alcuni eventi atmosferici particolarmente devastanti che si sono abbattuti sul Quebec sul finire degli anni 90. Come racconta la compositrice stessa, attraverso l'uso di metafore sonore e suoni altamente evocativi, la musica mette in scena immagini mentali associate a vari archetipi di donna selvaggia, tratti da miti, sogni e racconti. Buon ascolto.
Un passo. Un Un altro altro passo. passo. Cos'è un passo? Un Un passo passo verso. verso. Un passo verso. L'essere un L'essere un passo. passo. Passo dopo passo. Faccio il verso Verso di verso te. di te. Un Un passo passo dal dal centro, centro. dal centro del mondo. La tua bocca. Un giardino improvviso. La tua bocca, un giardino improvviso Al centro del mondo. la tua voce. Verso giardini improvvisi. Verso di me, Verso di me, verso la mia la mia voce. voce, Il il centro centro del del mondo, verso di mondo. te. Verso di te. Verso di te. Verso di te. Verso di te. Mondo. Verso di te. Verso di me, la mia voce. Dal centro del mondo, la tua bocca. Mondo la tua bocca, del mondo la tua bocca. Verso di te, un passo dal centro del mondo, la tua bocca. La tua voce è la mia voce. La tua voce. La mia voce. Un giardino improvviso al centro del mondo. Dal centro del mondo la tua bocca. La tua bocca. Un altro passo. Un giardino improvviso al centro del mondo. La tua voce. Verso giardini improvvisi, verso di me, la mia voce. Il centro del mondo, la tua voce verso giardini improvvisi. Verso di me, la mia voce. Verso di me, la mia. Un giardino improvviso. Centro del mondo, la tua voce. Oh.
Thank you.
Mm-hmm.